Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG della Sera. Si continua ad osservare un livello generale di rischio alto Covid in Italia. 10 regioni hanno ancora un livello di rischio molto alto. Le altre 11 regioni hanno una classificazione di rischio moderato, di cui 7 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. 16 regioni hanno infatti un RT puntuale maggiore di 1. Tra queste, una regione, ossia la Campania, ha un RT con il limite inferiore maggiore di 1,5 compatibile con uno scenario di tipo 4 e 2, Piemonte e Friuli, hanno un RT con il limite inferiore maggiore di 1,25 compatibile con uno scenario di tipo 3. 12 regioni invece hanno un RT nel limite inferiore, compatibile con lo scenario di tipo 2. Le altre regioni hanno un RT compatibile con uno scenario di tipo 1. Tutte le regioni, quindi tranne 6, hanno riportato allerte di resilienza. Due di queste, Campania e Veneto, riportano molteplici segnali. È necessario quindi continuare a mantenere rigorose misure di mitigazione nazionale alla luce dell'elevata incidenza, l'aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri. Come afferma l'Istituto Superiore di Sanità. L'aumento dei casi dovuto alle varianti del virus Covid impone la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità ed evitare in genere tutti i contatti non necessari fuori dalla propria abitazione. Restando ancora in tema Covid, l'Italia non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise quindi spera di tornare in zona arancione. Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi al rosso nella cartina delle restrizioni. A rischiare più di tutte la Toscana, che potrebbe unirsi alle 10 che già si trovano nella fascia delle misure più dure. Altre regioni in bilico, lievemente meno a rischio, sono Calabria e Valle d'Aosta. In attesa del report, il governatore Eugenio Giani commenta l'aumento dei contagi in Toscana e con cautela auspica una conferma. Ce l'aspettavamo, siamo a 246 contagi su 100.000 abitanti e quindi sotto la soglia di 250. La Toscana quindi può pensare ragionevolmente di restare in zona arancione anche per la settimana prossima. Le uniche ad essere rosse già da 2 settimane e dunque con la possibilità di eventuali cambiamenti di fascia sono Campania e Molise. Quest'ultima potrebbe sperare nel passo verso l'arancione a fronte di un lieve abbassamento dei contagi, anche se nella stessa regione in queste ore la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive rispetto al totale di quelle disponibili si attesta al 44%, a fronte del 37% della percentuale nazionale. Dovrebbe invece restare invariata la situazione della Sardegna, ma con il leggero peggioramento si corre sul filo del rasoio della fascia bianca. Sono 25.735 nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Italia dal Ministero della Salute oggi 19 marzo, su un totale di 364.822 tamponi, 386 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7%. I ricoveri nei reparti ordinari aumentano di 164 unità, quelli in terapia intensiva di 31, a fronte di 249 ingressi odierni. Arriva come di consueto anche il bollettino odierno dei contagi Covid in Campania, divulgato dall'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1.997, di cui asintomatici 1.369 e sintomatici 628. I tamponi molecolari del giorno sono 18.420, antigenici 3.415. I deceduti sono 13, 11 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati soltanto ieri, per un totale deceduti di 4.843. I guariti sono 1.205 per un totale di 209.805. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, i posti letto di terapia intensiva occupati 155, i posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.569, tra posti letto Covid e offerta privata. Riprese intanto oggi in Campania le vaccinazioni AstraZeneca, come da pronunciamenti dell'EMA e disposizioni di AIFA. Lo rende noto l'unità di crisi della regione. Le convocazioni sono ripartite questa mattina e dalle 15 le somministrazioni, secondo il calendario delle prenotazioni già previsto. A fare il punto della situazione Covid in Campania nella consueta diretta social è il governatore De Luca. Ascoltiamolo.
Ieri è stata una giornata triste, è stata la giornata del ricordo delle persone morte di Covid nel nostro paese, oltre 100.000 persone. Voglio rinnovare il mio saluto affettuoso alle famiglie che hanno perduto propri cari, che hanno vissuto momenti drammatici. Tanti, anche nel mondo sanitario, facevano fatica a capire la dimensione del problema. Mi auguro che quello che abbiamo imparato in quelle giornate drammatiche, che stiamo rivivendo in queste settimane, non ci facciano dimenticare la gerarchia dei valori, la vita prima di tutto, la vita. Prima di tutto. Ha detto Draghi, è stata una giornata di dolore, ma anche di speranza. Vedete, noi abbiamo avuto cose probabilmente inevitabili, siamo stati la prima regione d'Europa ad essere investita dall'onda del contagio. Ma tante cose si potevano evitare. Sicuramente quello che è accaduto nelle residenze sanitarie assistite poteva essere evitato. Oggi chiudiamo la vicenda di AstraZeneca. L'EMA, l'ente, l'Agenzia Europea per la validazione dei vaccini, ha certificato che AstraZeneca è un vaccino sicuro. Riprendiamo anche in Campania da oggi alle 15 la campagna di vaccinazione con il vaccino AstraZeneca. La situazione della Campania è una situazione delicata ad oggi, sapete che siamo in zona rossa, qualche piccola area di irresponsabilità rimane. Nella settimana dal 1 al 7 marzo l'indice R con T regionale, cioè l'indice che misura la contagiosità, era dell'1,5%. Nella settimana dall'8 al 14 marzo è dell'1,65%. Cioè un paziente contagiato contagia un cittadino e mezzo come media statistica e più. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo vaccinato con la prima dose 633.000 nostri concittadini. Prime dosi 422.000, seconde dosi altri 211.000. Ma già avere 633.000 cittadini che hanno avuto il primo vaccino già è un dato rilevante, perché già abbiamo realizzato una forma di barriera che copre al 50%, ma copre. Situazione Covid molto complessa anche nel napoletano, con tantissimi comuni che continuano a registrare un incremento di positivi. Novità però anche per quanto riguarda i centri vaccinali, con una nuova hub pronta a Somma Vesuviana. Ascoltiamo infatti proprio il punto del sindaco Salvatore Di Sarno, che ricorda anche concittadini vittime del Covid. Hanno fatto oggi a ricordare con una giornata in onore dei caduti per il Covid. Noi a Somma Vesuviana ne ricordiamo 22 nostri concittadini che ci hanno lasciato per questo terribile male, questa pandemia che ci ha colpito. Siamo ben lieti di essere qui stamattina, non dimenticheremo mai queste persone e speriamo presto di uscircene con il vaccino. Somma Vesuviana è pronta ad accogliere con un ufficio apposito i nuovi vaccinatori e i nuovi vaccinati. Questo ufficio nascerà, questo punto di raccolta nascerà a Rione Trieste, a Via Trentola, nei pressi delle Suore. Siamo pronti, siamo solo in attesa che l'ASL e la Curia firmino questo patto.
Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinte operazioni, ha sequestrato tra Ottaviano e Terzigno oltre 220 tonnellate di pellet, un autolavaggio abusivo. In particolare, la compagnia di Ottaviano, nel corso di un primo intervento, ha individuato in pieno centro un immobile di 600 metri quadrati, sequestrando oltre 13.000 sacchi di pellet pronti per essere messi in commercio. Denunciato il titolare dell'attività commerciale, risultato sprovvisto di autorizzazione di conformità edilizia e urbanistica, oltre che di certificazione antincendio, tenuto conto che il centro logistico era destinato allo stoccaggio di materiale infiammabile. È stata riscontrata, secondo quanto riferisce la finanza, l'inidoneità dei locali a conservare un simile quantitativo di pellet, con conseguente situazione di potenziale pericolo per l'intero circondario. Nel corso del secondo intervento a insospettire le fiamme gialle è stato invece un andirivieni di auto e persone presso l'edificio a Terzigno. Qui la stessa compagnia ha scoperto l'attività di lavaggio auto abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione, che sversava le acque reflue all'interno di un pozzetto scollegato dalla rete fognaria. Nuovo report dell'ASL di Caserta sull'andamento della curva pandemica in terra di lavoro. Nella giornata di oggi, venerdì 19 marzo, sono 280 nuovi positivi, ai quali si aggiungono 155 guariti e 9 decessi. I test analizzati sono 2.406 per un tasso di incidenza dell'11,63%, in discesa rispetto a ieri. Caserta si avvicina a quota 600 positivi con 595 casi attualmente positivi. Segue Maddaloni con 516 e Marcianise con 389. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, su ordine della Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione a misure cautelari personali e reali nei confronti di 17 dipendenti del Centro per l'Impiego di Teano, indagati per i delitti di truffa aggravata e false attestazioni. Le indagini hanno permesso di accertare sistematici episodi di assenteismo per 1.000 ore di tutti i dipendenti alla sede dell'ente. In particolare, le attività eseguite, secondo le tecniche investigative di osservazione, controllo e pedinamento, hanno consentito di disvelare il modus operandi degli indagati, che attestavano falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro, dapprima mediante l'indicazione fittizia di orari di ingresso e uscita nel registro delle presenze giornaliere predisposto dall'ente e mediante timbrature del cartellino marcatempo. Ciò consentiva loro di truffare l'amministrazione statale percependo un'ingiustificata retribuzione. Le attività eseguite hanno fatto emergere un grave quadro indiziario a carico degli indagati per i reati loro ascritti. Procedono speditamente i lavori di riqualificazione del cimitero di Casola a Caserta, in via di completamento la realizzazione dei nuovi viali di accesso dopo la sistemazione dell'impianto fognario. Nella prima parte dell'intervento erano stati già completamente rinnovati viali interni e il piazzale esterno con la realizzazione del sistema di raccolta, canalizzazione e scolo delle acque piovane e la posa del nuovo asfalto. Ma non solo, con l'apposizione della segnaletica e della recinzione sono partiti ufficialmente, sempre a Caserta, i lavori di riqualificazione della villetta di Padre Pio, prevista nell'ambito del programma integrato Città Sostenibile PIX 2014-2020. Riqualifichiamo un'area verde importantissima, ha dichiarato il sindaco di Caserta, l'avvocato Carlo Marino, frequentata da tante famiglie casertane. Ormai le condizioni di degrado in cui versava rendevano assolutamente necessario intervenire. La villetta di Padre Pio diventerà un vero e proprio parco verde inclusivo, privo di barriere architettoniche, un luogo di incontro per bambini, genitori e nonni. Neanche il tempo di godersi il passaggio ai quarti di finale che la Roma dovrà scendere nuovamente in campo per quello che può rappresentare un vero e proprio spareggio Champions. Domenica alle 20.45 all'Olimpico c'è il Napoli nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Dopo il passo falso di Parma e la vittoria dei partenopei a Milano contro il Milan, le due squadre sono ora entrambe a 50 punti in classifica, ma gli azzurri con una partita da recuperare, quella contro la Juve. Entrambe puntano l'Atalanta al quarto posto. Arbitra la sfida Di Bello della sezione di Brindisi. Fonseca dovrà rinunciare a Bruno Peres per squalifica, oltre a Mkhitaryan, Veretout e Zaniolo per infortunio. La speranza del tecnico è di poter recuperare almeno Smalling, che però potrebbe partire al massimo dalla panchina. Conferma dunque per Cristante in difesa con Mancini e Bagnez ai lati. Dzeko dovrebbe tornare titolare supportato da Pellegrini e Pedro in ballottaggio con El Shaarawy.
Mancini quindi torna titolare dopo aver inizialmente riposato in Europa League. Gattuso invece si affida alla formazione tipo delle ultime uscite, Mertens prima punta con Insigne, Zielinski e Politano alle sue spalle. Di Lorenzo squalificato in difesa, al suo posto ci sarà Isai, mediana composta da Fabian Ruiz e Demme. Parliamo anche di Serie C Girone C. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha parlato della progettazione del nuovo stadio di Caserta con un obiettivo ben preciso: iniziare i lavori entro la prossima estate. Ascoltiamolo. Giornata importante per lo sport casertano. Sta andando avanti fortemente e in modo incisivo la conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo stadio della città di Caserta. Il calcio avrà il suo luogo dove i tifosi, dove gli sportivi, dove le famiglie potranno vivere finalmente lo sport più affascinante in Italia, ma non dimentichiamo anche gli altri sport, perché nel frattempo andiamo avanti per realizzare il nuovo circolo del tennis e perché dobbiamo realizzare la nuova pista dell'atletica. Tutto deve rimanere comunque funzionale in modo tale da dare sempre più sport alla città. Ieri nella giornata del 17 marzo abbiamo approvato la conferenza dei servizi, quella preliminare, in cui abbiamo chiuso tutta la procedura preliminare, abbiamo approvato i verbali della conferenza dei servizi preliminari, abbiamo avviato la conferenza dei servizi decisoria per chiudere le procedure. Adesso i progettisti dovranno intervenire per integrare il progetto per la parte sicurezza sull'antincendio, per mettere a posto i rapporti con la sovrintendenza e col genio civile, dopodiché convocheremo l'ultima seduta per approvare definitivamente il progetto. Dopodiché si va in giunta, si va per evidenza pubblica, si realizza l'esecutivo, si firma il contratto, parte il cantiere. Questi tempi devono essere assolutamente stretti, coincisi. Per l'estate deve iniziare il cantiere, dobbiamo iniziare a dare la curva ai nostri tifosi, dobbiamo realizzare finalmente il grande sogno che la Casertana Calcio già ci sta facendo vivere grazie al presidente D'Agostino, grazie a una società, grazie a un allenatore importante, grazie a dei ragazzi che stanno dando tanto per la nostra città. Oggi gli dobbiamo dare l'infrastruttura ai tifosi, alla società, ma soprattutto costruiamo il futuro dello sport per i nostri giovani. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, infatti si continua a parlare di sport come ogni venerdì con Prima Serie A, inoltre soltanto in chiusura del nostro notiziario, ma ci tengo a fare ancora tanti auguri di buona festa del papà a tutti i papà d'Italia. A domani con l'informazione di Teleprima, come di consueto appuntamento alle ore 6:55 con la rassegna stampa. Buona serata.